Ari Top fumettosa, una top 10 più 5 più 1. E queste qui, ragazzi, incominciamo a volare con i numeri. Benvenuti, raga, su Watch Mojo Italia. Come al solito, la seconda parte sarà un vecchio re-edit di qualcosa che vi eravate persi. Oggi parliamo di supereroi e super cattivi brutti. Iniziando da brutti perché non somigliano alle loro versioni fumettose. Esatto, dei casting pessimi. E nella seconda parte, ridicoli a tutto tondo. Se vi piace, mi raccomando, lasciate like, condividete e andiamo. Alla numero 5 incominciamo con, ovviamente, Nicky Cage nei panni di Johnny Blaze, aka Ghost Rider. Nicky, come al solito, in grande spolvero. La sua teoria su come calarsi nei panni di un personaggio è riassumibile per tutta la sua carriera in una singola frase, secondo me. Ossia, e allora senti, facciamo un po' come cazzo ci pare. No, ecco, lui fa come cazzo gli pare. Bravo, Blaze nei fumetti è uno stunt dall'atteggiamento più quadrato del suo, quasi da calcolatore, attento al dettaglio, più serioso, non un tizio che urla e strepita come un pazzo maniaco o come un Nicolas Cage, in effetti, tutto il tempo, risultando parecchio più dissociato del dovuto. Ma capisco che per un esemplare della razza dei Nicolas Cage non è semplice andare contro la propria natura. Voglio dire, è un uomo che in un'intervista, parlando del film e del suo personaggio, ha detto questo. E era serio, non sta scherzando. Am I correct in thinking that your pet cobras actually inspired you in terms of the movement for the character? Yes, yeah, that's 100% true. E alla numero 4, Jennifer Garner come Elektra, massacrata dai fan della controparte fumettosa. A quanto pare agli studios non gliene è fregato una mazza, visto che l'hanno ripreso anche per fare il seguito, ovviamente abominevole, cioè seguito, lo spin-off soltanto con Elektra di Daredevil. Di contro, la Garner fu criticata per essere appunto all'opposto di Cage, ossia troppo controllata e pacata, mentre il suo personaggio era molto più impulsivo, una guerriera che si getta nella mischia senza pensarci troppo, senza troppi fronzoli, quindi carattere totalmente all'opposto. Inoltre non indossava nessun genere di ridicolo costumino rosso, io direi per fortuna, da ninja. E di come già ai tempi si criticavano le scelte etniche, vedete, la Garner non avesse la faccia greca e quindi non potesse impersonare Elektra. Ora, io capisco tutto, ma definire faccia greca, non è che io quando scendo per strada guardo le facce e dico, ah, quello è greco. Come... E alla numero 3, Arnie nei panni del buon Mr. Freeze. Qui iniziamo ad andare con i casting leggendari. Chiaramente personaggio riuscitissimo di quell'abominio stupendo di film che è Batman e Robin. In un film con i Bat pattini da ghiaccio e la Bat carta di credito, io non mi aspetterei niente di meno che Mr. Olympia, pelato, tinto di glitter blu, in vestaglia ghiacciata, sigaro e aria da pappone artico, in armatura glam rock sbrilluccicosa, tipo quella di un action figure di se stesso. E arriviamo, capite, a livelli quasi di meta cinema, meta schifo, metta tutto. Non credo di dover enumerare quindi le cose sbagliate umanamente, concettualmente, filosoficamente e solipsisticamente in lui, che però lo rendono un personaggio clamoroso, ma ovviamente totalmente diverso dal Victor. I'm afraid that my condition has left me cold to your pleas of mercy. Alla numero 2, Keanu nei panni di John Constantine, o Constantine come volete. Ora, il vecchio film è, diciamoci la verità, un cazzatone di quelli clamorosi, rivedibile però all'infinito per me a causa della prova geniale come diavolo di Peter Stormer, tutto sudaticcio, schifoso, è unto. Il resto... non so se avete mai letto Hellblazer, il fumetto, cioè il fumetto di Constantine. In caso vi consiglio di andare soltanto con l'originale di Jamie Delano, mille altri scrittori della Vertigo scrissero appunto capitoli diversi ognuno, a parte Delano che mi pare fece dall'1 al 24, e non il seguito nuovo che è impietoso, sinceramente, ha soltanto dei bei disegni. Ma ecco, John ha un certo charme nella sua persona, non è un musone come il John di Keanu, è depresso, sì, ma non così tanto, ha un atteggiamento quasi involontariamente tragicomico, insomma, nei confronti di quello che gli capita, e invece quello di Reeves è soltanto uno che gliene capitano di tutti i colori e ci rimane malissimo. Ecco, in più Constantine è giallo, è tutto giallo di capelli, è biondo, che più biondo non si può, l'impermeabile è giallissimo, sembra Sting, in effetti fu creato su Sting. Keanu Reeves, sinceramente, ditemi che cosa c'ha a che fare con Sting. E alla numero 1 è Jason Momoa con il nostro caro Aquamanio. Ora, lo so, in realtà, per quanto sia stato criticato a suo tempo, anche il film non è bello, lui funziona per me con quel suo fascino Maori quasi mistico, il taglio degli occhi che fa urlare chiaramente le ragazzine di tutte le età, dai 10 ai 110 anni, il capello fluente biondiccio e l'aria di chi incute rispetto fisicamente, insomma, quell'uomo per Diana tutto, parliamoci chiaro. Vorrei essere Jason Momoa, tutti vorremmo essere Jason Momoa, e va bene per il suo personaggio anche, come scommetto andrà benone come impavido Duncan in Dune, non vedo l'ora, tra l'altro off topic, scusate, dicevamo, solo che effettivamente per quanto tutti quelli che lo vedono ormai dicono, ah sì, Aquaman, quindi è riconoscibilissimo, Momoa
non assomiglia per una mazza a Arthur Curry, che è la cosa più mascellona, bionda, occhi azzurri, ariana, principino, col capello a spazzola che si sia mai vista. E quindi è una scelta abbastanza particolare, ma era più uno special. Concludo con Topher Grace come Eddie Brock Venom in Spider-Man 3, scelta non impopolare, ben oltre l'impopolare ai tempi come oggi, ma io sono un po' di parte perché i film di Raimi, ve l'ho sempre detto, ci sono molto affezionato, essendoci cresciuto, e sinceramente reputo anche Spider-Man 2 il più bel film di supereroi in generale, cioè invecchiato benissimo, ad oggi è un film quadratissimo, veramente bellissimo. L'uno e il 3, mi rendo conto però che hanno difettini e difettoni, il 3 di sceneggiatura, cali assurdi all'interno della storia, della trama, la sequenza del Bully Maguire ormai famigerato su internet con la frangetta che fa gli occhiolini alle tipe per strada, e un Venom soprattutto che non c'entra una mazza con la controparte su carta davvero troppo lui iconica per stravolgerla così. Passiamo da un ex bodybuilder per Diana enorme, duro di carattere, al nervoso, nevrotico, malaticcio con l'aria da notevole eroinomane e maciato che è Grace in quel film, soprattutto perché al suo fianco Thomas Hayden Church, molto più adatto in teoria al ruolo di un Eddie Brock, fu castato ma come uomo sabbia, quindi veramente ora la seconda parte. Quando ancora andava a scuola, la sua ragazza gli disse che non era soddisfatta delle sue dimensioni. Non l'avesse mai fatto. Nacque allora uno dei più temibili super cattivi della storia. Giurando vendetta a nome di tutti i possessori di un pene delle dimensioni modeste, si costruì questa tuta meccanica e il mondo tremò. Grazie al suo pene laser, che in certe occasioni ovviamente lanciava anche missili, raggi sonici e un guantone da box telescopico con il quale rapinare banche, ovviamente, perché cioè, chiaro, è inutile dire che se incontri Codpis sono cazzi tuoi in tutti i sensi. E alla numero 9, Crazy Quilt, ex supercriminale che nascondeva indizi per i suoi aiutanti in quadri. Esatto, fortunatamente direte voi, allora ha smesso di essere un supercriminale se doveva farlo in un modo così pietoso, vero? Ma non è migliorata la situazione nella seconda e commovente parte della sua storia. Si sottopone a un'operazione per riavere la vista, ma quella lo fa diventare daltonico al contrario, quindi ora può vedere solo i colori brillanti, ed è per questo che giura vendetta contro il mondo. Cosa gli ha fatto il mondo? Sì, la giura, si mette un costume visibile anche a 7 miliardi di chilometri di distanza in modo che così lo possano menare più facilmente, e dal suo elmetto inizia a sparare raggi ipnotizzatori perché vendetta. E alla numero 8, il Polka Dot Man, anzi scusate, il temibile Polka Dot Man. Non c'è da scherzare, con il signor Abner Krill, già dal nome capisci che qualcosa non va, appartenente alla categoria dei cattivi che Batman picchia fuori dal lavoro soltanto per mantenersi in forma contro quelli più seri. Costume degno di una festa di carnevale in quinta elementare, dopo la quale però tutti ti perculeranno. Sarà quindi un'ottima ragione per offendersi e diventare un super cattivo come è usanza fare. E come fa anche lui, che con i suoi pallini removibili sulla tuta crea dischi volanti, frisbee assassini e buchi spazio-temporali, terrorizzando Gotham. Sto tremando, sto tremando. E alla numero 7, il Rainbow Raider, altro cattivo a tema colori come sapete. Roy, anche lui della categoria degli offesi e quindi super cattivi, da piccolo è daltonico, suo padre gli promette di guarirlo ma muore prima di farcela, però in punto di morte gli regala un paio di occhiali che gli fanno sparare arcobaleni. Il padre tra l'altro gli fa anche: sei contento Roy? Puoi sparare gli arcobaleni ora? E Roy gli fa: no papà, perché non li posso vedere gli arcobaleni, sono daltonico. Il figlio dunque si offende, impazzisce e giura vendetta contro il mondo, ma va iniziando a sparare arcobaleni che non vede, con un costume da denuncia immediata, correndo sui suoi stessi arcobaleni. Come minchia fa? Troppe domande. E alla numero 6, Cheetah. Pure lei si offende tantissimo. Priscilla Rich vorrebbe essere, sebbene uscita nel 43, una vera fashion blogger da serata, risultando la più bella ogni serata di gala, ma stavolta si ritrova davanti all'unica vera influencer del momento nel mondo dei supereroi, Wonder Woman, che pur non facendo nulla di particolare, soltanto con la sua presenza, pare che mette in imbarazzo Priscilla, che oscurata scappa urlando di fronte a tutti. Faccio presente che ha fatto tutto da sola, Finisce quindi a casa di fronte al suo specchio, nel quale vede apparire un riflesso di lei in forma ghepardo umanoide, che le impone di farsi un vestito da ghepardo col tappeto a chiazze che ha lì accanto e vendicarsi contro l'umanità. È così che nasce Cheetah. Arr.
indimenticabile. E alla numero 5 la Lady Stiltman, che è Stiltman appunto, solo che è al femminile. Ma la cosa grave non è questa, ovviamente è che sia Stiltman, cioè abbia il potere di avere delle gambe di metallo estensibili che la fanno camminare ovunque. Wow! E grazie a questo terribile potere, che anche lei userà per far parte, insieme a un altro paio di coglioni che vedremo dopo, degli Emissari del Male, il gruppo di villain più inutile di sempre, Lady Stiltman entra nei nostri cuori, anche grazie al fatto che per ricaricare le gambe meccaniche dopo qualche ora di utilizzo ce ne vogliano 16, non esattamente conveniente direi. E alla numero 4, l'uomo calendario, Gregory Day. Notate la genialità, l'inventiva. Day, giorno, calendario gregoriano, Gregory, i giorni sono nel calendario, tutto torna. Tutto è perfetto, come nei suoi fantasmagorici piani. Il suo superpotere, infatti, è la superintelligenza e il saper organizzare perfettamente un crimine sotto feste o altre date importanti. In realtà, direi che il suo superpotere è più che altro il super scassamento di coglioni di Batman, che in effetti perde i suoi giorni di vacanza per menare un imbecille di tale fattura. E alla numero 3, il Kite Man, ossia l'uomo aquilone. Charlie Brown ha deciso di spargere la paura dall'alto e nessuno infatti riesce a fermarlo quando negli anni 50 inizia a sorvolare Gotham appeso al suo aquilone. Sì, so che potrebbe sembrare più un coglione appeso a un aquilone a 100 metri d'altezza che cerca di non andarsi a sfracellare da qualche parte, ma credetemi, quando date un aquilone in mano a Charlie Brown è meglio che mettiate al sicuro i vostri figli, perché potrebbe essere l'ultima cosa che fate. Inizialmente manco Batman credeva a quello che vedeva, ma dopo averlo picchiato come un salame 4-5 volte ci fece l'abitudine. In effetti Mister Aquilone è ad oggi usato soltanto come tizio da picchiare per far ridere, ma io lo trovo anzi molto molto serio e commovente addirittura. Alla numero 2, The Matador, anche conosciuto in alcune traduzioni come il torero mascherato. Beh, lui è un torero mascherato, il cui superpotere è essere un torero con la maschera. Ma non fatelo arrabbiare, che è esattamente però la cosa che succede all'inizio della sua storia. Odiato dal pubblico perché troppo brutale, quello si offende, si distrae per via dei fischi, venendo quindi incornato dal toro. Ed è in questa occasione che tra vita e morte giura vendetta contro l'umanità. Le sue motivazioni direi che non fanno una piega. E alla numero 1, il Condiment King, ovviamente. Come dice il nome, i condimenti sono la sua specialità. E farete bene anche a stare sempre allerta quando vedete le sue pistole spara ketchup e maionese. Anche chiamato per errore una volta da Batman uomo mostarda, quello si offese e iniziò a dargli la caccia. E capirete che mai il pipistrello ha avuto avversario più imprevedibile. Abile nell'inganno, capace di fingersi morto sparandosi addosso un po' di ketchup e poi prendendoti alle spalle, il Condiment King ha mille tattiche diverse. E ha anche una storia triste, quando infatti viene ucciso, colpito dalla sua stessa pistola spara salsa barbecue. Ancora non mi sono ripreso da quella morte. Allora, piaciuta questa lista? Mi raccomando, date un'occhiata anche a queste altre supereroiche top 10 e iscrivetevi a Watchmen Italia. Ci vediamo domani per un altro video.